Salve a tutti, oggi vi parlo di un film e lo faccio dall'Ariano Film Festival 2019 nella splendida cornice della villa comunale ad un passo dal castello. Il film si chiama Vicino al fiume e parla d'amore, una travolgente storia d'amore tra passato e presente, tra ricordi lontani e vicissitudini odierne. Il passato e il presente si intrecciano tra loro. Ma facciamoci dire di più dal produttore Alessandro Perrella e da una delle interpreti, l'attrice napoletana Irma Piro. Io sono una madre, ormai sono specializzata nelle mamme, cambiano i copioni, cambiano le storie, la pettinatura, gli abiti, però io sono ormai spudoratamente mamma. Forse da poco prima il film di Alessandro, e sono la madre di una giovane, ero giovane anch'io quando l'abbiamo fatto, e sono una madre preoccupata, una madre anche che parla molto con gli sguardi, molto è taciturna ma è accorata, dico bene? Aspetta il marito che torna, lei lavora in questa casa, masseria, che cos'era? Io mi faccio aiutare? Ti vorrei coinvolgere, ti prego di metterti qui accanto a me. Grazie, e di Sì, è simpatica. Sì, perché è il produttore del film, è anche giusto che sia così. Poi è di Ariano, io sono campana perché sì, sono napoletana, sì, ma lui sì, è proprio del posto, insomma. Ricordi, sensazioni in questo ricordi, film? Ricordi, l'abbiamo girato in Sila. Mi ricordo che ci siamo tutti gli attori armati di bastoni, che è una cosa che mi è rimasta impressa. E praticamente salivamo per questa ripida montagna. C'era anche Massimo Poggio, che poi insomma è stato un attore che ha fatto anche lui tante fiction, tanto cinema, eccetera, che era tra i protagonisti appunto. E, è carina la storia di questo fotografo che torna dall'America e che racconta un mondo con le sue fotografie, un mondo che non c'è più. Un film difficile, coraggioso. Ma lui ne ha da vendere e noi pure, che l'abbiamo seguito in questa avventura. Una grande storia d'amore quindi al centro di questo film, ma ciò che mi ha incuriosito è il nome comunque che avete Cosa scelto. Cosa ti ha incuriosito? Il nome che avete scelto, Vicino sì, al fiume. E, il fiume è anche un simbolo in qualche modo. Il fiume è un simbolo in qualche modo. Urge sapere che il fiume era il capitale intorno al fiume. Pensate Roma, no? Che costruiscono una città sul fiume. Con i ponti. Quello che sono venuti dopo, insomma. No? Però il fiume era veramente la parte produttiva del paese, della città. Questo è il concetto, e questo film ha vicino al fiume dove si vive e si costruisce una storia, pensiamo noi, molto bella. Sì, la particolarità di questa storia, come mai ha scelto di produrre un film di questo tipo? Che cosa La particolarità è che l'ha colpita, che cosa, sì? Attraverso una storia d'amore noi raccontiamo circa un secolo di storia. Di vita, di storia. Mettere insieme un film significa non dormire la notte mai, secondo me, ma io non farei mai la produttrice. Per due motivi, prima perché devi trovare i soldi, perché occorrono, perché il cinema si fa con i soldi, e poi una volta ammesso che si riescano a trovare i soldi devi trovare una storia, è una storia che ti faccia riprendere il tuo denaro, perché è un investimento. Quindi doppia responsabilità, una storia molto bella, e crediamo di aver fatto una storia molto, ma è molto stato bella. Anche esportato, diciamolo. Sì, sì, no, beh, il film ha riportato tutti i soldi anche con qualche cena.
Ariano Irpino, parliamo un po' dell'Ariano Film Festival. Lei già è stato qui ad Ariano, all'Ariano sì, Film Festival, oltre ad avere origini arianesi. Sì. Con i miei lavori cinematografici. Mm. Soprattutto mi piace ricordare, io mi occupo di cinema e di arte, l'ultimo film che ho prodotto e girato come regista è con Robert Englund, quello che ha fatto Freddy Krueger in Nightmare, un divo americano, si chiama Sinner, La notte del peccatore, ed è un film contro il femminicidio. Ah, questo lo voglio vedere, sì, devi mandare molto bello, l'ho venduto stra presa diretta inglese, fino a venduto americano. E poi ho deviato un po' il mio interesse cinematografico e sono andato sull'arte, e qui ad Ariano Irpino ho portato due lavori che ho fatto su Piero della Francesca, più una ricostruzione di tutta la Cappella Bacci, la leggenda della Vera Croce, esattamente nel castello. Credo che sia stata una cosa bellissima. Quindi io sono un po' legato e da parte dell'infanzia e dell'adolescenza che l'ho vissuta qui ad Ariano, poi sono andato a navigare per il mondo e da figlio il prodigo ritorno. Spero che si uccidano i vitelli grassi, insomma. No, stasera mi aspetto questo. Adesso uscirà un film che si chiama Rosa, Pietra e Stella per il cinema, dove io sarò una madre molto diversa dalla madre di Vicino al Fiume, che era bella, questa è bella lo stesso, ma è una signora napoletana con una figlia e una nipote che sono Ivana Lotito e mia figlia, mia nipote è Ludovica Nasti, Ivana Lotito viene da Gomorra e molto altro, e Ludovica Nasti invece ha fatto L'amica geniale e la ragazzina brunetta che adesso farà il diario di Anna Frank. O solo Anna Frank, adesso non ricordo se fanno interpretare Anna Frank o il diario di Anna Frank, perché noi siamo abituati al diario. E io sono questa madre preoccupatissima per questa bambina e un po' meno per mia figlia, ma non per... insomma, va bene, dovete andare a vedere il film.